direi che dobbiamo parlare e vi devo spiegare un po' di cose. Spero di essere breve, conciso, è già la terza volta che provo a registrare questo video, ma nonostante la magia dell'editing mi abbia anche aiutato le scorse volte ad accorciare un po' il tutto, e mi è venuto sempre troppo lungo. Quindi cerchiamo di tagliare un po' e arrivare dritti al punto. Nonostante io mi sia organizzato alla stragrande, e dopo vi spiegherò perché, se tutto è andato come doveva andare, in questo momento state vedendo questo video. Cioè, non so se lo state vedendo in questo momento, cioè domenica 19 febbraio alle ore 18 o 19. Non so ancora quando lo metterò, ma comunque, se state vedendo questo video, che sia domenica oppure nei giorni successivi, diciamo che tutto è andato ok. Che cosa sta succedendo? Se vi ricordate, a novembre, ottobre anche, un pezzo anche di dicembre, ogni volta vi dicevo magari l'affare del mese non so se lo rifaccio, queste cose non so se riesco a portarle, eccetera eccetera, perché in teoria stavo sempre slittando e rimandando quello che finalmente sono andato a fare, ovvero in questo momento sono qui, sì, al CTO di Torino, perché sono in fase pre-ricovero e domani mattina, cioè lunedì mattina, il 20 febbraio, sarò operato. E finalmente, perché la sto aspettando questa cosa dal 2019, o meglio dal 2020, perché il chirurgo che mi doveva operare mi aveva già visto a gennaio-febbraio del 2020, poco prima che partissi per il Giappone, e mi ha visto per l'operazione che dovevo fare, perché nel 2012 più o meno ero così, per poi passare al 2017 cos'ha, vi metterò qua delle foto di riferimento per farvi capire, e ho iniziato un percorso personale che mi ha fatto perdere parecchie opportunità, magari anche lavorative e tante altre cose interessanti, ma ne ho fatte tante altre di belle nel mezzo, perché volevo concentrarmi un po' su me stesso. Ero io la cosa più importante e principale in quel momento, resettare un attimo la vita e riprendere qualcosa di più concreto in mano. E così ho fatto. Ho iniziato un bel percorso che mi ha portato da 125 kg che ero a 70, e quindi tutta questa perdita di peso ha fatto sì che, nonostante palestra, dieta, tutto quello che volete, che ho fatto da solo senza nessun'altra operazione, mi ha lasciato degli strascichi importanti, ovvero della pelle in eccesso, che purtroppo l'unico modo di sistemarla è con la chirurgia estetica. E quindi ho iniziato tutte le fasi per fare l'operazione, ma è arrivato il Covid, lo sapete già, siamo tutti rimasti un po' incastrati nei tunnel, compreso quello delle operazioni, e non ho potuto portare a termine quello che avevo iniziato. Però arriviamo al 2021, dove avrei potuto fare l'operazione, ma se vi ricordate, purtroppo sono stato investito. Ovviamente prima spiegazioni doverose, per chi mi segue su Instagram lo sa, piccolo incidente di percorso, sono stato investito, quindi non posso andare in studio, non sono autosufficiente. Ho avuto tanti problemi che si sono risolti dopo un anno, quindi 2022. Mi hanno chiamato a settembre 2022 per fare gli esami preoperatori, ho fatto tutti gli esami, però purtroppo anche lì sfiga vuole che ho avuto qualche problemino oltre al Covid, anche per quanto riguarda delle cose al sangue che non vi starò a spiegare, e quindi ha rimandato ancora l'operazione. Questo chiuderà un bel cerchio nella mia vita. È un'operazione importante, durerà più di 3 ore, e ovviamente, come tutte le operazioni, spero vada 100% bene. Potrebbe andare qualcosa storto, come in tutte le operazioni, anestesia totale, e quindi spero nel meglio. Ma nel frattempo ho deciso di fare una cosa un po' fuori dal normale per me, perché sono organizzato, ma non fino a questo punto, poiché chi mi deve operare mi ha spiegato come sarà l'operazione e che non è così invasiva e importante come pensavo nel post-operatorio, perché avevo visto un video di Michael Spampinato, non so se qualcuno di voi lo segue, già tanti anni fa, dove lui aveva fatto più o meno un'operazione simile alla mia, non uguale, perché io dovrò fare delle cose in più e delle cose in meno, però lui aveva fatto questo tipo di operazione
ed era stato parecchio a letto, parecchio senza poter guidare, un po' la vita che l'aveva ripresa molto molto lentamente. Ma io avrò tante cose in meno da fare e più libertà di movimento, quindi ho pensato di programmare tutti i video e tutti i contenuti fino a fine marzo, sperando vada tutto bene, perché marzo può essere considerato molto in là. Sì, in effetti fine marzo è tra più di un mese, ma per me potrebbe essere dietro l'angolo, perché ovviamente non potrò riprendere subito a fare i contenuti, ma spero di averli pubblicati abbastanza in là per poter poi ritornare con tutte le cose che ho in mente e finalmente la libertà di poter dire posso fare quello, posso fare l'altro, senza avere il timore di ma non posso andare lì perché altrimenti se vengo chiamato poi è un casino. Avevo già programmato tanti giri per non l'Europa ma il mondo da portarvi poi anche in video, ma purtroppo ho dovuto rimandare tutto a data da destinarsi, perché ancora purtroppo non so quando riuscirò a viaggiare. Anche il mio bellissimo viaggio in Giappone, seconda tappa che avrei voluto fare portando un sacco di contenuti belli, l'ho dovuto lasciare andare, perché sarebbe stato da fine aprile più o meno ai primi del mese successivo, e purtroppo non me la sono sentita di prenotare il viaggio, perché avrei potuto, dovuto meglio, disdirlo all'ultimo se per caso c'era ancora qualcosa da rivedere, qualcosa che non andava, tempi di recupero magari più lunghi. Quindi registrare studi è un conto, andare a fare un viaggio così lungo e impegnativo è ancora un altro. Però spero di essere stato chiaro, anche se ho tagliato parecchio rispetto ai video che avevo fatto in precedenza, ma magari ci sarà l'occasione, anzi questa cosa che mi sta succedendo adesso, come tutti i buoni creatori di contenuti dovrebbero fare, non è una battuta di arresto da dire oh no, mi sta capitando questo. No, dirò sì, mi sta capitando questo. Quindi usciranno un sacco di contenuti carini, perché sono riuscito a mettere in mezzo tutto quello che ho fatto nei anni precedenti, perdita di peso, per quanto riguarda le vendite online. Mi sono venute in mente cose un po' pazze, particolari, che vedremo successivamente, e ovviamente sperando vada tutto bene ci risentiremo a breve. Ma ovviamente sapete che se non rispondo ai messaggi su Instagram, metto storie su Instagram, rispondo magari ai commenti per un po', sarà per questo motivo. Dall'ospedale, se sto bene, riuscirò a fare tutto, se non sto bene riuscirò a fare da una settimana dopo, praticamente quando mi dimetteranno dall'ospedale starò circa una settimana lì. Però direi che tra tutto riuscirò a riprendere abbastanza le cose normalmente. Ovviamente lo ridico ancora una volta, perché io ci spero veramente vada tutto bene, però va come deve andare, come è il destino programmato che tutti noi abbiamo già scritto. Quindi grazie a tutti, ci vediamo presto.